Si sta, si sta tracciando, si sta si sta delineando la fine di questa specie di proprietà. Anche se io ve lo ricordo, ragazzi, quando si parla del cinese bisogna parlare di Cina il governo cinese. Sangue ormai lascia, la lascia, lascialo perdere il cinese perché la, la sia, cioè. Una gestione così vergognosa all'Inter a 360 gradi. Non l'avevo mai vista. Qualcuno rimpiange Toir. ho già detto tutto. Qualcuno sta rimpiangendo Toir stamattina i soliti noti. No, lo faccio per farvi anche capire. Allora, non saranno sauditi, dice arabi, ma non sauditi stamattina. Senti bene, facciamoci due risate prima di di andare a fondo dell'argomento fenomeno dice arabi ma non sauditi però quindi almeno non è più non escludiamo niente prima di parlare di piff fu lui quell'altro quel video esiste e adesso no, non altro si è esposto quindi non vale più all'arrivo dei sauditi avrà perso senza pigli perché avete visto stamattina c'è anche il giornale di torino che a volte lo apre lui per fare dissing a noi che parla di arabi, no? Per alleviare le sofferenze, secondo me, puoi, puoi solo pensare ad una proprietà seria, normale, e non a un disastro annunciato, perché quest'anno con i cinesi era un disastro annunciato, ragazzi, no? Parliamoci sinceramente. Cosa vi aspettavate quest'anno? Incomincia il campionato con tutta la difesa a scadenza l'Italia ricomincia il campionato e a mezza difesa a scadenza a contratto, quindi i giocatori anche mentalmente come devono approcciare le partite questo non lo dice nessuno De Vrij e a di scadenza poi Masterclass fa il colpo di tacco, riesce a perdere Schinari a zero, rifiuta l'offerta alle Paris Saint Germain, pensa di avere in tasca Bremer addirittura Bremer rinnova con il Torino e va alla Juventus. Quindi gestione di Marotta ad oggi, soprattutto per quello che è successo con Lukaku, disastrosa. Per le tue performance, Marotta sei ad oggi sei uno dei peggiori dirigenti mai stati all'Inter per le performance e anche per altre cose, perché da quell'altra parte, come abbiamo visto, con i poteri che avevano, con tutte le scorciatoie che avevano, siamo tutti buoni, Marotta. E qui All'Inter che si fa la differenza perché all'Inter se non sei bravo e si viene eh, tu lo vedi subito più ti aiuta nessuno Marotta. E nonostante tutto hai bruciato più di 150-200 milioni tra parametri zero del cavolo e acquisti che hai fatto te, te Marotta. Te qui non c'entra nulla né cinese e e nei zachi. Allora. E vedi, poi io capisco persone che magari hanno delle sofferenze, vanno, aprono un canale YouTube perché magari hanno una vita difficile, si vogliono sfogare, non piacciono, non vengono seguiti, non lo accettano e comprano gli iscritti. Abbiamo l'esempio noi davanti eh, di, di quello che ha 5.000 iscritti e, e fa 20 persone in live. No, è un po', è un po il discorso di Inzaghi secondo me che lui non accetta eh, e, e non fa mai eh, non, non ha spirito critico non, non, non fa mai autocritica. e poi un'altra cosa, quando apri un canale YouTube eh, io non sono un esperto ma almeno qualche campetto ho giocato o qualche ragazzo che è arrivato in nazionale ho giocato quando apri un canale YouTube e parli calcio, prima ci devi capire prima devi capire la forma della palla Cos'è la porta e poi dopo parli di calcio. Quindi studia prima di dire le stronzate che fai vergognare tutti i tifosi dell'Inter con questi atteggiamenti da gobbo di comprare gli iscritti e poi dopo parla di calcio. Abbiamo tirato 170 volte in porta, ma innanzitutto vedi, devi capire chi va chi arriva a tirare in porta perché se arrivi a tirare in porta spesso con acerbi e bastoni. Anche se Bastoni ha un bel piede, è un conto. Se arrivi a tirare in porta con altri giocatori, è un altro. Poi, un conto è che tiri e inquadri la porta. Un conto è che la butti nel piazzale dove sono parcheggiate le macchine. O un conto sono i tiri che vanno a finire nel fiume. Questo bisogna dire. Te devi guardare quante volte viene centrata la porta. Questa è una squadra che ha dei grandi problemi a fare gol, ma ha dei grandi problemi a fare gol anche per. Il gioco dispendioso a cui è sottoposto è sottoposto perché spesso gli attaccanti arrivano sotto porta e non sono lucidi perché Perché Inzaghi ha l'unica idea di calcio di questo maledetto 3-5-2. Spero che venga soppresso questo schema che uccide il calcio, per come la vedo io. Deve venire, deve essere abolito il 3-5-2. Ok, siccome c'è solamente questa maniera di giocare a gas aperto, spesso gli attaccanti. E sono sottoposti anche alla fase difensiva. Lukaku lo vedi nei calci d'angoli, lo vedi a centrocampo. Idem l'Autaro, eh, idem copatate. Quindi hanno anche una fase difensiva importante. nel 3-5-2, i due davanti, perché tutti e tre i reparti in fase difensiva in fase difensiva si coordinano in una determinata maniera. Prendi appunti, studia. Il giocatore. Il giocatore. Prendi appunti e studia prima di sparare le calzate su YouTube. Questo è, uno dei, questo è uno dei tanti motivi Una, un, un altro motivo è che i giocatori quando non riescono, lo vedi, gli attaccanti quando non riescono a fare gol incominciano ad andare in fibrillazione, vanno nel panico lo vedi, gli attaccanti vanno nel panico poi Lukaku, Lukaku ascolta io ti ho, ti ho difeso fino a quando eri difendibile sei l'attaccante più pagato della Serie A se non il calciatore più pagato della Serie A hai tutta la porta davanti lì veramente puoi decidere come fare i gol ci vai di testa la prendi sopra non la prendi nemmeno di fronte innanzitutto per andare giù ci è voluto sette minuti per perché ti sei voluto buttare ti sei buttato davvero mi dice tiziana con un sacco di patate la prendi qua su e prendi attraversa quelli sono gol che non puoi sbagliare a quei livelli lì non puoi sbagliare mai quei gol a quei livelli là lì no, quella non è stanchezza lì vuol dire che c'è qualcosa che non va Romelu mi dispiace dirlo non puoi sbagliare quei gol là quindi ritorniamo un attimino indietro 150 tiri spesso arrivi a tirare con i braccetti perché già a 3-5-2 ne tieni 3 dietro in fase offensiva ti ritrovi ti ritrovi a cerbi bastoni a, a tirare in porta spesso a fare i rossi. che senso ha? giocare con i tre difensori e, e avere i, du i, due, i, i, i due a fare gli attaccanti in fase offensiva, ma che senso ha? non deve tirare in porta Bastoni, non deve tirare in porta Cerbi, non deve tirare in porta Levrai, devono tirare in porta centrolampisti che ha il piede buono, che all'Inter ce ne sono molto molto pochi perché tranne Cialanoglu e Mkhitaryan, all'Inter e, e qualche volta Barella, non c'è gente che sappia tirare in porta indipendentemente da, dal momento o no, dovuto anche al sistema di gioco, stai attento degli attaccanti. Servono giocatori a livelli dell'Inter che negli ultimi 16-20 metri riescano a prendersi delle responsabilità, che abbiano il coraggio di fare la giocata. E all'Inter questi giocatori non ci sono perché il cinese ci ha impoveriti. C'era Sanchez, ma Masterclass, te l'ho detto 40 volte, Sanchez ha preferito pagargli tutto l'ingaggio e mandarlo a fare 15 gol a Marsiglia. Perché l'allenatore aveva dei problemi di gestione con Sanchez. Hai visto Sanchez cosa ha detto di Zani? Ieri è una partita compromessa per un 90% dall'allenatore. Non me ne frega nulla se gli attaccanti sbagliano un gol. Gli attaccanti non giovano tranquilli, appena non trovano il gol, vanno nel panico. Perché? Perché mentalmente non sono tranquilli. Chi è che deve dare l'impronta mentale alla squadra? Io o te? È l'allenatore. È una squadra che va a due allora, ma di cosa ragionate? Ma le vedete le partite o no? Dio a qualcuno che vuole fare il fenomeno su YouTube, ma a te le partite le guardi o no? Vai a due allora. Corrano tutti più di te, ma di cosa stai ragionando? Che senso ha togliere Aslani il migliore in campo? un Ragazzo di vent'anni che si mangiava il campo dalla voglia, che aveva ieri freschezza atletica tecnica, era ovunque. Che senso ha togliere a Slani perché tanto Aslani non lo fai giocare contro il Benfica? Che senso ha togliere Aslani e mettere Gagliardini? Qualcuno dice ha messo Gagliardini perché è il suo compleanno. Chi l'ha fatti i Io o te? Che senso ha lui? Ieri fai i cambi. Cosa succede poi quando non riesce a fare gol come, come ieri? Eh, la, la squadra, la prende la squadra avversaria, prende fiducia. Dice: a Questi non fanno gol nemmeno con le mani. Ci sta andando bene. Vuoi vedere che oggi è la giornata fortunata? E questo è quello che entra in testa dei giocatori avversari. Lui fa i cambi. La Salernitana avanza sempre più, sempre più. Traversa: attenzione, traversa, campanello d'allarme. Stavo guardando la partita a mio fratello e sapete, non è per l'Inter, ho detto: Guarda, questo è un campanello d'allarme, occhio, occhio, perché questi oggi hanno anche culo. Occhio. Poi dopo, cosa succede? La Salernitana prendeva fiducia, veniva sempre più su, sempre più su, sempre più su, fino a quando Candreva, che eh, i Rossi faceva all'Inter, ha fatto saltare non so quanti fegati ai difensori, perché quando crossava Candreva all'Inter, se vi ricordate, la buttava sempre addosso ai difensori. Candreva fa, vuole fare un cross e non entro poi nel tecnicismo della posizione di Onana. Onana e Candreva fa, fa un cross, scusa, e, e fa gol. Calcio ti punisce, è questo. Calcio non ti perdona. Capito? Il calcio non ti perdona. Lui fa i Hambi, io lo, 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 lo sai la riguardo la... Lui fa i cambi e la Senitana guadagna a campo. Perché? Perché non hai più gestione palla, Gagliardini non tiene hanno. Cosa, cosa te ne fai di Gagliardini Un giocatore che tra un mese gli scade il contratto, cosa lo mette a fare? Per fare i che metti Gagliardini? Cioè, Iasrani sta andando a 2000 all'ora, un ragazzo di 20 anni. Ma, ma cosa lo mette a fare? Toglie Barella, cosa lo toglie a fare Barella? Cosa lo toglie a fare Barella? Cosa lo toglie a fare? è una fine indegna, questa l'Inter quest'anno noi stiamo facendo una fine indegna grazie a una proprietà no, 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 guarda grazie a una specie di proprietà. E cominciamo a parlare al passato, perché chi dice rimane fino al 2024, forse non ha capito o forse o, o forse non conosce bene i conti dell'Inter. È una squadra perché l'allenatore? Perché è una squadra scarica fisicamente e scarica mentalmente. Ecco perché l'allenatore, indipendentemente dai cambi, aspetta. Poi Inzaghi va davanti alla telecamera cosa dice? No, non si prende le responsabilità. Guardate, eh, non, non riusciamo a vincere con le piccole, non, po non possiamo crearci un alibi che facciamo tanti tiri in porta. Lui no, lui dice eh, "Purtroppo gli attaccanti hanno un periodo no", quindi lui scarica la colpa anche sugli attaccanti. Che? Okay. Te lo ripeto, quando vedono loro gli attaccanti vedono non riescono a fare gol, incominciano a diventare frenetici, non sono tranquilli, oltre ad essere scarichi a livello fisico. Lautaro Martinez. Veniamo a Lautaro, grandissimo giocatore. purtroppo, purtroppo ragazzi, bisogna dire la verità, purtroppo tutti gli anni sistematicamente lui ha quei due o tre mesi dove scompare nella partita prima di questa lui con la Juve entra in campo se sembrava quasi svogliato in Coppa Italia ieri lui entra Lukaku una delle cose una delle poche cose buone che ha fatto ieri da un assist al bacio lo manda in porta lui cosa fa invece di accentrarsi si allarga quindi da tempo al difensore del da, si, mangia, si mangia il vantaggio dal tempo al difensore di recuperarlo e eh, tira un cioccolatino al portiere. In mano anche la Martinez, purtroppo, a quei due o tre mesi durante l'anno sempre di stop che purtroppo condizionano anche il rendimento della squadra. Bisogna dire queste cose, ragazzi. Bisogna dire poi, se te vuoi, io ti parli ancora del ballerino, no? io il ballerino. Combattuto dall'inizio, te lo sai. Da prima che arrivasse, ti dicevo: non va preso, va lasciato lì, lascia lì il ballerino. Capito? Se poi vuoi, io ti parli del ballerino, ti posso fare un paragone, non so fino a che punto possa essere calzante. Morigno si fa comprare quaresma 30 milioni. Tre partite lo mette a sedere e non lo fa giocare più. Lui, pur di non ammettere, ha fatto fare una calzata a Masterclass, ti mette in campo sempre sto cazzo di Correa. Che concorre a te sistematicamente giochi in 10. Quindi, cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo sperare che questa stagione finisca presto, dobbiamo sperare che il tempo voli, deve volare il tempo. Vediamo cosa fanno ora in Champions League. Che è l'unica cosa che è rimasta la zona Champions, grazie a quegli scappati di casa, la maglia rossonera, comunque. Di, vogliamo dire difficile ma ad oggi non è impossibile ancora entrare in Champions League ci sono ancora possibilità e io ragazzi sono letteralmente schifato da certe situazioni da certi atteggiamenti da come gioca questa squadra io sono letteralmente schifato perché io per certi versi non ho problemi a dirvelo rimpiango Toid perché almeno Toid era una persona per bene corretta e con Toid non eravamo arrivati a questi punti qui perché non me ne frega nulla se mi fai vincere uno scudetto e mi fai patire dieci anni capito? vincere l'unica cosa che conta lo dicono loro e lo si dice noi ora c'è rimasta la Champions c'è un allenatore che sa già che verrà mandato via quindi anche lì in masterclass quando hai preso i zaghi hai speso il primo anno hai speso 7 milioni per buon uscita con e e 4 milioni lui quindi 11 milioni ci è costato l'allenatore. Il prossimo anno li avremo altri 5 milioni sul groppone da dare in Zaghi, e ci sarà un altro nuovo allenatore. Questi sono, sono tutti sono tutti colpi di tacco tuoi, Master Class, questi qua che non ti fai più vedere, ormai sei sparito. La zona Champions è ancora possibile, ti ripeto, ci sono tanti sconti diretti. Guarda il calendario, guarda quanti sconti diretti al leader, è quello che mi preoccupa a me, capito? è quello che mi preoccupa gli attaccanti purtroppo non la buttano dentro nemmeno con le mani ma ti ripeto 170 tiri guarda dove vanno i tiri quelli nel fiume quelli e rompono i finestrini i parcheggi non contano te devi guardare i tiri nello specchio della porta sabato di pasqua ragazzi oggi mi tocca andare a fare anche la spesa cosa che odio però oggi tocca a me e ci becchiamo più tardi dai se abbiamo un po' di tempo Tchau, Winter.